Dottoressa Ruggero, questa mattina ha firmato la convenzione che porterà gli ospiti della Casa Lavoro di Vasto a lavorare qui in tribunale. È una convenzione molto importante perché uno degli obiettivi vostri è quello di rieducare attraverso il lavoro, e di lavoro ce n'è sempre troppo poco, quindi è un'opportunità importante. Allora, il lavoro è l'elemento più importante di osservazione, perché uno dei fattori che portano a delinquere è proprio il non essere abituati a procurarsi le risorse per vivere attraverso il lavoro. Quindi lo scopo della misura di sicurezza che si chiama del lavoro, casa lavoro, e anche della pena è quello di abituarli a vivere secondo canoni normali. Poi mi fa anche un po' sorridere la circostanza che vengano a effettuare dei lavori in favore dell'organo che li ha puniti, perché si tratta di un tribunale verso il quale organo non hanno proprio un, come dire, non è che hanno un vero e proprio amore. E quindi è paradossale che i detenuti, proprio i detenuti e gli internati, effettuano un'azione riparativa della società in questo luogo. Ha un doppio significato, oltre che può far anche sorridere. Faceva prima un passaggio anche la direttrice Ruggero e fa quasi un po' a volte anche sorridere pensare che persone che in un luogo come il tribunale hanno avuto un passaggio duro della loro vita torneranno adesso per riabilitarsi, no? Quindi nella valenza sociale c'è anche questa particolarità. Sì, questa è una prospettiva, d'altra parte, che oggi la pena ha sempre più, cioè una prospettiva di una pena anche materialmente riparatoria del danno recato. Oggi ci sono tutta una serie di istituti, come la messa alla prova, come le condotte riparatorie che estinguono il reato, che presuppongono sempre una forma di risarcimento materiale del danno che il reato ha patito da un punto di vista ha provocato dal punto di vista materiale, economico. Ecco, c'è questa tendenza a una sorta di ristabilimento in funzione riparatoria di questo danno, e questa è una prospettiva in cui si muove anche questa convenzione. È una cosa un po' strana, può sembrare particolare che uno venga a esercitare questa funzione riparatoria, che diventa anche rieducazione, proprio nel luogo che quella pena gli ha irrogato, ma non penso che a questo ci dobbiamo abituare, può essere una cosa positiva. L'importante è che dia i frutti sia sotto il versante della pena, sia sotto il versante dell'amministrazione di questo tribunale. Sindaco, in questa convenzione ha partecipato anche il Comune, che si è preso l'onere dell'assicurazione e si occuperà dei trasporti. E i detenuti e gli internati lavoreranno in questa, che è comunque una struttura pubblica, quindi è comunque un interesse anche del Comune di Vasto dare questa opportunità. Sì, è un interesse del Comune di Vasto, perché il Tribunale è di proprietà del Comune di Vasto, per cui tutto ciò che riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria è di competenza del Tribunale, anche se da settembre 2015 il Ministero di Giustizia ha assorbito voci di spesa importanti. È una convenzione che mi porta a ringraziare in maniera franca, seria ed importante due personalità dello Stato, ovvero la direttrice del carcere di Vasto e il presidente del Tribunale di Vasto, i quali più di tutti si sono fatti portatori di questa convenzione importante e bella, che ci consentirà di andare incontro anche a quelli che sono i precetti di legge, i precetti costituzionali, ovvero la funzione rieducativa della pena, e quindi fare in modo che queste persone, questi detenuti reclusi, possano svolgere un'attività anche nel segno del reinserimento sociale e dei lavori socialmente utili, in questo caso presso il Tribunale, che come ogni amministrazione pubblica ha purtroppo una carenza di personale, vive un momento di carenza di personale come tutti i tribunali d'Italia, come spesso purtroppo tutte le amministrazioni pubbliche d'Italia.